Buonasera a voi, buonasera a tutti i nostri telespettatori da Piazza San Pietro, dove si sta iniziando a preparare l'udienza di domani, l'udienza generale di Papa Francesco, transennando la piazza per i pellegrini che arriveranno. E il martedì, come sempre, Papa Francesco non ha avuto impegni di particolare rilievo, impegni peraltro se non altro diciamo pubblici, un giorno riservato alla preparazione dell'udienza. Il Papa non ha fatto mancare però la sua parola su Twitter, ha scritto questo messaggio affidato alla riflessione di tutti: l'amore cristiano è un amore senza calcoli, questa è la lezione del buon samaritano, questa è la lezione di Gesù. E poi veniamo alla messa di stamattina a Santa Marta sul tema della Quaresima, tempo liturgico che stiamo attraversando, così il Papa ha detto, tempo per aggiustare la vita, sono parole sue. Avvicinarsi al Signore con un avvicinamento sincero, non facciamo gli ipocriti, ha detto Francesco, si è raccomandato ai cristiani truccati, è questa l'immagine che ha usato, truccati da buoni, è la pietra di paragone per sapere se ci avviciniamo o no a Dio, è il prendersi cura dei fratelli bisognosi. Ma possiamo ascoltare direttamente le parole di Francesco stamattina a Santa Marta, al termine linea allo studio. Soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Avere cura del prossimo, dell'ammalato, del povero, di quello che ha bisogno, dell'ignorante. Questa è la pietra del paragone. Gli ipocriti non sanno fare questo. Non possono, perché sono tanto pieni di se stessi che sono ciechi per guardare agli altri. La Quaresima è per aggiustare la vita, sistemare la vita, cambiare la vita, per avvicinarsi al Signore. Il segno che noi siamo lontani del Signore e la ipocrisia. L'ipocrita non ha bisogno del Signore, si salva se stesso, così pensa. E si travesti da santo. Il segno che noi ci siamo avvicinati al Signore con la penitenza, chiedendo perdono, è che noi abbiamo cura dei fratelli bisognosi. Il Signore ci dia a tutti luce e coraggio, luce per conoscere cosa succede dentro di noi e coraggio per convertirci, per avvicinarsi al Signore. È bello essere vicino al Signore.